viaggio verso la mamma. Lunghe conversazioni, ci vedevamo spesso. E lei, mi ricordo che mi disse che imparò a leggere prestissimo, che era un bambino che non dava fastidio a alcun genere, giocava, figlio unico, e però molto attento. Questo bambino l'ho visto un po' prendere possesso della strada e fin da allora mi ha dato la sensazione di un ragazzo nato, diremmo, fuori tempo. Aveva solo 15 anni quando il suo professore di religione assegnò dei quesiti, e uno di questi era: cosa rappresenta la Bibbia per te? La Bibbia è lo scrigno dove è racchiuso il gioiello più prezioso che esista, la parola di Dio. Un gioiello che non si consuma mai. Tra parentesi, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E che non è futile ornamento, ma un meraviglioso e saggio maestro di vita spirituale e materiale, che in esso si fondono a indicare all'uomo una via piena di luce. Più volte io usavo di rosario come supporto alle mie lezioni, il quale improvvisando sapeva cavarsela così bene che a volte mi era venuta la tentazione autolesiva: tu fai meglio di me. Spesso non faceva la ricreazione e si sa, i ragazzi scappano dopo 3 ore di... E lui rimaneva, ma rimaneva solo ed esclusivamente perché c'era sempre qualcuno che gli chiedeva: devo essere interrogato, per favore. Lo chiamavano 101 anni i compagni, e con molto affetto, per la sua saggezza. Ma quella saggezza attingevano ampiamente. Con Rosario ci siamo conosciuti nel lontano 68 al liceo classico. Appunto, siamo qui in questo, nell'atrio del liceo classico Ugo Foscolo. E abbiamo speso i 3 anni del liceo classico assieme. Abbiamo fatto tutti i 5 anni del liceo insieme. E ognuno di noi praticamente ha assunto un ruolo particolare. Quello di Rosario era quello di ascoltare, di aiutarci quando avevamo bisogno, perché da subito abbiamo capito che era il ragazzo più preparato, diciamo, del liceo. Beh, visto un ragazzino di 16 anni che appena apre bocca mi sbalordisce, per la verità, perché una domanda ben concisa, ben sintetizzata. E pur sapendo che io, perché io arrivavo già preceduto da una fama al liceo di Canicattì, il professore Giuseppe Peritore ha la tessera del Partito Comunista in tasca. Ci rivolgevamo a lui per toglierci dall'imbarazzo delle interrogazioni. Ecco, il primo a essere interrogato doveva essere Rosario. Io mai ho comunicato così con i miei alunni. Cioè, io spiegavo una lezione di storia, per esempio, e me lo vedevo comparire vicino a me, come per incanto, non l'avevo chiamato io. Alla prima domanda, subito, su Marx, Rosario ha fatto un appunto proprio al nostro professore, ricordandogli che prima avremmo dovuto ripetere, avremmo dovuto come dire, esaminare Schopenhauer, che era stato fatto prima di Marx. Il professore è diventato una bestia una volta, veramente. Il valore medio era l'8, l'8 e mezzo, 8, 8 pieno. Rosario era sul 9, sul 10, va bene? Quindi si guadagnò i galloni di portabandiera di tutto il liceo classico Ugo Foscolo di Canicattì. Thank you.
del Salesiano si chiede ai giovani cosa pensi di fare, quale facoltà intendi iscriverti. C'era chi era deciso, qualcuno indeciso, Rosario era decisissimo. Giurisprudenza. Naturalmente, andò all'università, ci siamo separati. Beh, come un alunno, il più bravo della classe, come il primo della classe, però io non mi portai di lui l'impressione che fosse soltanto il primo della classe. Io ebbi l'impressione che nell'animo di Livatino si nascondesse una polveriera, che da un momento all'altro questo ragazzo dovesse esplodere o nella direzione di un grande avvocato. Però io avvocato non lo vedevo. Perché? Perché non era dedito al compromesso. In 4 anni, si laurea con 110 e lode, scrive una bellissima lettera al suo professore di filosofia, professore Peritore, a me venne a comunicare la bella notizia di presenza e lì dice soprattutto questo, quanto lui debba ai suoi vecchi insegnanti. La lettera porta la data, mi sembra, dell'11 agosto del 75, dove mi comunica la laurea a pieni voti con la lode. Io non nascondo che sulle prime la considerai una lettera, beh, di ringraziamento che. Che cosa vi ho fatto? Thank you.